Edoardo Ciuffa, un inizio diciamo in sordina, avete diciamo subito l'inizio aggressivo da parte del Pomezia, però poi siete cresciuti moltissimo, alla fine la vittoria è meritata. La vittoria meritata ci serviva, serviva a questo gruppo, serviva alla società, dopo due sconfitte di seguito meritate e non, serviva il riscatto in casa, ce l'abbiamo avuto, la partita secondo me è stata giocata una buona partita, ritmo abbastanza elevato. Dobbiamo soltanto continuare così. Oggi mancava Terenzi, ma ci hai pensato tu a togliere le castagne dal fuoco, doppietta, soprattutto il primo gol che ha pareggiato diciamo, le sorti dell'incontro, poi l'ultimo che ha chiuso i giochi. L'assenza di Marco si fa sempre sentire perché è un giocatore di alto livello, di alta caratura. Abbiamo cercato di fare la nostra partita al meglio, i gol sono venuti da belle azioni e anche di giocate di prima. Sono contento, speriamo di rifare la stessa partita sabato prossimo. Emiliano Serru, capitano del Pomezia, è un primo tempo in cui avete giocato secondo me molto bene, siete passati in vantaggio, poi si è spenta la luce dopo l'1-0. No, più che altro sì, l'avevamo preparata bene la partita, tutta la settimana e sapevamo che veniamo qui, che era un campo difficile e venivate voi da un periodo abbastanza difficile. Sull'1-0 stavamo a tenere bene, poi solite sbavature e solita punizione. Da lì siamo andati in svantaggio, è diventato difficile, comunque sia, e Latina pure ha i suoi meriti. Nel secondo tempo un atteggiamento diciamo molto aggressivo per cercare di rimontare subito lo svantaggio, purtroppo quel palo forse vi ha un po' demoralizzati, dopo c'è stato sì, un calo. Abbiamo deciso nel primo tempo di salire un pochino in pressione, proprio per creare problemi a Latina. E il palo, dal palo che poteva essere possibile pareggio, c'è stato poi il 3-1 che quello ci ha definitivamente tagliato le gambe. Però comunque i meriti vanno anche a Latina che ha fatto una gran bella partita. Luca Angeletti, una partita molto convincente da parte della tua squadra e personalmente grande soddisfazione, un gol procurato, un gol realizzato. Sì, diciamo oggi tutto sommato è andata abbastanza bene, anche se dobbiamo migliorare tanto. Ecco, ci siamo riscattati diciamo, dalla sconfitta di sabato, è importante fare punti. Con il passare del tempo miglioreremo sicuramente. Cosa ha funzionato oggi e cosa non ha funzionato secondo il tuo punto di vista? Guarda, oggi diciamo che ha funzionato più che altro la voglia di vincere, nel senso poco magari schematici, poco concreti, magari in certe discordanze, ma più diciamo grezzi, diciamo in questo modo, più compatti. Ecco. Enrico Pasquale Coluzzi per Mondo Fussa TV.